Di ritorno da San Siro, dove la Juventus ha battuto incredibilmente l'Inter 1-0 con un solo tiro in porta, quello di Kostic, azione contestatissima per via di un fallo di mano, forse di Rabiot, azione che è stata rivista al microscopio dal VAR, che poi ha deciso di convalidare la rete. Questo tocco di mano, se ci sia stato oppure no, e di che entità sia stato ancora non è chiaro, perché le immagini non sono nitide. Fatto sta che sicuramente nei prossimi giorni avremo questo episodio da commentare. I tifosi dell'Inter arrabbiatissimi, quelli della Juventus felicissimi per un successo che forse non si aspettavano nemmeno loro. Comunque Kostic, quello che Kostic, bisognava vincere ed è arrivata una vittoria per la Juventus, che fa la solita partita allegriana, tutti dietro nella speranza di poter colpire in contropiede, ed effettivamente una di quelle ripartenze viene capitalizzata, tante altre vengono invece gettate nel water, però basta quest'unico gol di Kostic alla Juventus per avere ragione dell'Inter. I voti: 7 a Szczęsny, che fa una paratona su Barella sullo 0-0 e poi completa la sua ottima partita con una serie di interventi sicuri. 7 a Gatti, che bissa la prestazione fantastica di Friburgo, davvero grande personalità per l'ex Frosinone, grande sicurezza, 6,5 a Danilo, lui sempre impeccabile, 6,5 anche a Bremer, 6,5 a un Locatelli che si è fatto un mazzo gigantesco, complimenti, niente di eccezionale per quanto riguarda l'impostazione, però fa tanta legna ed era quello che serviva. 6,5 a Fagioli, sempre pulito nei tocchi, nella gestione del pallone, è molto generoso anche in fase di recupero. 7 a Rabiot, che serve l'assist per il gol vittoria a Kostic, e comunque ogni volta che riparte palla al piede è una sicurezza, una garanzia, e mai mi sarei aspettato di dire una cosa del genere, però ormai sono tante le partite che il francese ha giocato bene. 5,5 a Vlahovic, certo era da solo, nessuno gli dava il pallone, doveva tenere alta la squadra, in certe occasioni l'ha fatto bene, in certe altre meno bene, comunque è appena mezzo voto sotto la sufficienza. 5,5 anche a Sulè, che non è sembrato sempre lucidissimo nella gestione del pallone, però insomma era al suo primo Inter-Juve da titolare, quindi ci potrebbe anche stare. Peccato per Chiesa, che entra e dopo 10 minuti esce di nuovo, forse per l'ennesimo infortunio. E bene Cuadrado quando è entrato, quando c'era da gestire la pressione finale dell'Inter. Da San Siro è tutto, anzi ormai non più da San Siro, ma siamo a Piazza Verdi, o comunque dove c'è la statua di Verdi, perdonatemi la confusione, ma in questo momento sono stanco pure io, emozionato ancora per una partita che in realtà di emozioni non è regalate, però va bene così, la Juve ha vinto e va bene così. 6 ad Allegri, che fa il compitino stiracchiato, però porta a casa la vittoria, quindi c'è ragione.